Bentornati a tutti ragazzi nel canale, una buona domenica a tutti quanti. Nello scorso episodio della serie abbiamo finito la parte pre-campionato. Le ultime due partite avevamo pareggiato col Borussia Dortmund e vinto contro il Real. Andiamo quindi avanti nell'avventura. Andiamo a Londra. Allenamento, sessione tiri. You see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? Look, have you seen it? It was in my bag. No. Yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Oi, we made the squad, man! Yeah! Get in! Yes! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do myself. I can't believe it. Brilliant. I can't believe it! E continuiamo quindi nel viaggio. Chi segnerà ora che Ibrahimovic è infortunato? I giovani Alexander proveranno a farsi valere. Andiamo. Liverpool contro Manchester United. Did they spell your name right, mes petits? Certo che deve essere un vero sogno. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Poi i tre punti intesi, fanne uno per me. Nessuna pressione, amico. No pressure at all, mate. Time to make my mark. And on your time. Right, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Thank you.
Continuiamo controllando Hunter. Cominceremo come sostituto. Dalla panchina. Ed iniziamo la partita, ragazzi. Buon pomeriggio da Virgil van Savonarola, tutto pronto per Liverpool Man United. E tra le file della formazione ospite ci sarà il debutto di Alex Hunter, giovane talento considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. È una giornata speciale oggi per Gareth Walker, la prima titolare in Premier League. Vedremo se ripagherà la fiducia del mister. È ancora molto giovane, facile dunque prevedere un po' di emozione, almeno all'inizio. Sono sicuro però che si scioglierà con il passare dei minuti. Solo prendere fiducia, compagni, devono essere bravi ad aiutarlo e incoraggiarlo. Occhio all'attacco dello United. Splendido gol di Walker, grandissimo sotto l'incrocio dei pali. Un gol fantastico. Squadra che rientra negli spogliatoi, il Liverpool è sotto. Prova a piazzarla a giro. Pareggio del Liverpool, palla sotto il 7, niente da fare per il portiere. Con grandi festeggiamenti per l'autore del gol. Non so niente. Sta per arrivare un cambio nello United. L'allenatore deve aver visto qualcosa che non va e vuole correre ai ripari per evitare brutte sorprese. Non c'è, o meo. Inizia a scaldarsi Hunter, probabile l'ingresso in campo, magari al posto di Walker. Il pubblico di casa lo prende di mira con cori di scherno, nessuna novità, ormai siamo abituati purtroppo a pseudo tifosi che piuttosto che concentrarsi per sostenere la loro squadra preferiscono insultare gli avversari. Ha un solo modo per zittirli, scendere in campo con l'atteggiamento giusto. Once you get after that back four, centre halves are fading. Use your pace, get in behind them, right? Okay. Ready, lad? Just give me what a you look at. I'll let you bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Allenatore che si gioca dunque la carta Hunter negli ultimi 15 e ci separano dal fischio finale. Il tecnico dello United le prova tutte per portare a casa la vittoria, ad apprezzare il suo coraggio. Le due squadre sono ancora sul punteggio di parità. Vedremo se sarà proprio Hunter a deciderla con una prodezza individuale. Sarebbe un bel colpo per lui. Chiata la grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto, due modelli di gioco sono alla pari. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Palla in area. Attenzione. Molto bene. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Attenzione! Splendida parata in tuffo. Carrick. Controllano molto bene il possesso del pallone. Contrasto no. Riuscito. Palla che ragazzi, avevo via. Fatto la finta, però non è andata bene. Buono il controllo nonostante il pressing. Non mi ha preso il comando più che altro. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Parte il cross. Schneiderlin.
Mannaggia. Liverpool in possesso a caccia del gol del vantaggio. Occhio al suo movimento. La nostra reputazione scende, il nostro target scende. Se rimane dunque in parità. Non ha dubbi l'arbitro, c'è la munizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Eh sì. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Manca un nulla alla fine della gara, ragazzi. Hunter. No, però. In mezzo, dopo un buon intervento. Alberto Moreno. Mané. I padroni di casa si preparano al campo. Sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Schneiderlin. Pogba. Dai, ragazzi, saliamo. Show. Vabbè. Buon possesso palla, cercando spazi. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Lovren. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. 5 minuti alla fine, tutti a caccia dell'episodio giusto del lampo per cambiare la storia. Prova ad andare. Perde palla. Perde Valencia. Palla, l'ho passata sinceramente. Hunter. Fanno girare benissimo il pallone. Intercettano bene il pallone. Schneiderlin. No. Non la blocca. È il tocco di testa. Hunter, palla al piede. Occhio al calcio di punizione per lo United. C'è il cambio dunque per il Liverpool. Si avvicina all'area. Smalling, sicuro. No, ragazzi, me l'ha tolta dai piedi. Valencia. Mancano 3 minuti. Show. Apre il gioco. Juan Mata. Possesso per lo United. Però. Prova ad aprire verso il compagno. Però. Occhio al cross. Ha provato il cross, ma non c'era davvero nessuno in mezzo. United che può contare sull'apporto del proprio pubblico, che vuole ottenere un grande risultato. Sono l'arma in più per i Red Devils, il classico dodicesimo uomo in campo. Belli. Guadagna metri verso l'area. Dai, saliamo, ragazzi. Mkhitaryan. Vai. Ancora 300 secondi per le speranze dei padroni di casa. No. Solamente dal pubblico di casa che evidentemente sente profumo di vittoria. Saku. Dai, prendila. Pogba. Occhio, cerca l'area di rigore. Ha perso il pallone. C'è un buon anticipo. Ragazzi, però la votazione te la abbassa ogni cosa, cioè. Non mi ha salito quando ho fatto la finta, però. Ottimo, non mi ha salito la reputazione, il target. Guadagna metri.
Buon intervento difensivo. Non è così facile segnare. Partire a cannone e segnare. Il difensore blocca bene il cross. Vabbè. C'è spazio per andare. Ottimo pallone filtrante. Comoda uscita del portiere. Suma dunque l'azione all'attacco. Cioè, io ho chiamato la palla, però il portiere ha sbagliato totalmente il passaggio, giustamente mi dà il... mi abbassa il target a me. Cerca di passare la palla piuttosto che regalarla agli avversari. Lo so, però se mi dici di segnare, capisci che a me viene un casino far tutte quelle cose. Arriva il triplice. Ragazzi, è andata malissimo. Parità, 1-1. Dalla prossima mi sa che non proverò a segnare. Stefano, come ti comincerò a passare di più la palla e vediamo poi se capiterà grande l'impatto avuto un'azione da gol. Tra i migliori in campo fino proverò a farlo. Non è stato sostituito al suo posto, però andarmelo a cercare Hunter, come abbiamo fatto oggi, abbiamo visto che un po' come avrebbe voluto per dare difficile. La vittoria alla sua squadra, ma sono sicuro niente, tutte e tre gli obiettivi per non li abbiamo passati. Ragazzi, sembra facile, ma non è così facile. Forse se avessi passato più la palla, ovviamente magari avremmo vinto la partita. Così non è stato e non abbiamo superato nessuno dei tre target. E questo non va assolutamente bene, anche perché la scorsa partita non era andata neanche bene. Comunque era la prima di campionato questa. Andiamo avanti. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. La personalità di Alex, lo sappiamo, influisce sul suo rapporto con i tifosi e con il tecnico. Questo non lo sapevamo, però lo immaginavamo. Impulsivo, equilibrato, più follower, meno l'allenatore, meno follower. Beh, vediamo dalle domande, cioè io risponderò in base alle domande che mi fanno. Allora, un momento speciale. Non ci stavo pensando, non è andato esattamente come immaginavo. Esattamente. I guess it wasn't quite how we dreamt it when we were kids. I'm pretty sure we were strike partners when we played it out, but yeah, I don't think either of us is complaining. I mean, look, it was a lot of fun, no doubt. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or 2 points lost? Beh, 2 punti persi, direi. Avrei preferito i 3 punti, sono deluso, siamo più forti noi. No, avrei preferito i 3 punti, però sono deluso, siamo più forti noi. Yeah, disappointed with the result, really. We should have come away with a win. In my opinion, we were the better team by far. Thank you, Alex. Thank you. How does it look? It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Thanks. Best we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. Ebbene ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Io vi consiglio di andare a vedere anche gli altri se non l'avete già fatto, di commentare, farmi sapere come sta andando avanti la serie, se vi sta piacendo eccetera. Per i nuovi, di iscriversi al canale così da rimanere sempre aggiornati, non solo su FIFA ma anche su tutti gli altri giochi che comunque sono presenti nel canale e che saranno presenti nel canale. Ci vediamo al prossimo episodio e vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica, ragazzi.
Ciao a tutti.